parla della danza attraverso la danza, con un linguaggio, diciamo, universale che raccoglie un sacco di significati da sempre, dalla storia dell'umanità. Coreografo, performer e videomaker, Jacopo Genna in scena al Teatro Mecenate di Arezzo con alcune coreografie nel secondo appuntamento della rassegna cura di Sosta Palmizzi, La danza che muove. La coreografia è costruita attraverso tanti frammenti video che vanno dalla storia della danza, della performance, il cinema, internet, per creare proprio una coreografia attraverso delle immagini che creano una sorta di frizione tra la danza invece che vive nel presente e queste immagini che creano rimandi diversi agli spettatori. Un dialogo continuo tra la danzatrice Ramona Caina e una moltitudine di frammenti video montati in una sequenza serrata. Un viaggio nella storia della danza attraverso il cinema ed internet. E in questo lavoro a un certo punto ci si scolla dal corpo, dall'essere umano per portare un po' gli spettatori in un viaggio diverso, con un video che è stato fatto dall'artista visivo Roberto Fassone, che ha collaborato al progetto, dove l'umanità non è più presente ma danza un po' tutto, quindi danzano le stelle, danzano i colori, danza il mondo intero, quindi la danza è un po' dappertutto.